credo che siamo qui un po' a ragionare sul tema di quanto la poesia sia in grado di curare, che è una domanda su cui mi interrogo da molti anni. Un dato di partenza era nell'antologia dei poeti italiani del Novecento, curata da Mengaldo, dove un numero molto interessante di poeti aveva avuto una vita travagliata in manicomio, suicida, insomma, che la poesia si leghi alla sofferenza è un tema indubitabile. Ma che cosa c'è di curativo della sofferenza e quali sono le possibilità espressive? Insomma, è l'interrogativo su cui potremmo fare un lavoro di approfondimento, sia psicologico sia dei testi poetici. Sì, sicuramente perché poi tutto sommato la poesia è un distillato vero di emozioni, no? Chiara Carminati lo dice nel suo libro Per la parola, lei dice scrivere poesia vuol dire avere un'idea, cercare di raccontarla, una volta raccontata uno è chiamato a fare sintesi, a togliere tutto quello che c'è di troppo per lasciare quello che c'è di significativo, di realmente simbolico, di realmente evocativo dentro le parole, no? Quindi se noi pensiamo a cosa vuol dire curare attraverso la parola, curare è quello, è una sorta di sintesi, no? È qualcuno che ti porta una storia che tu in qualche maniera cerchi di risintetizzare per darle significato e restituirla. Perché altrimenti uno, come dire, sta dentro a un mare enorme di parole dove può anche perdersi, affogare, fatica in qualche maniera a galleggiarci dentro perché sono troppe. Invece la poesia fa quel mestiere lì. Sintetizza e restituisce qualcosa che ha un altro valore simbolico e che in qualche maniera è davvero il distillato di quello che uno sente in quel momento. Quindi forse la cura attraverso la poesia, attraverso la parola, è quella roba lì, no? E fare sintesi, ridare significato in maniera più stringata a un racconto lungo, a un racconto che a volte è strabordante. Io fra i riferimenti che ho trovato nel corso degli anni, uno particolarmente interessante è quello della poetessa Patrizia Valduga, che nell'appendice di uno dei suoi testi, dei libri poetici, cita uno dei suoi maestri, professore all'università, Ignazio Mateblanco, psicanalista, che definiva la poesia pensiero emozionato, che credo renda bene questa unione fra dimensione razionale e dimensione emotiva, con poi anche un percorso di trasformazione della poesia, perché se abbiamo visto la poesia nella sua forma classica, tra l'altro quella che un po' a scuola abbiamo anche imparato a detestare, quindi inquadrata nella rima, in una forma stilistica molto precisa, e poi anche ad apprezzare se abbiamo avuto delle occasioni fortunate. E poi la sensazione è che la poesia si sia trasformata e troviamo forse dei lati poetici nella comunicazione, anche attraverso i nuovi media, in cui questo pensiero d'emozione, magari non solo attraverso l'uso della parola, ma un uso combinato anche di più riferimenti, stimoli sensoriali, pensiamo ai materiali audiovisivi e altro ancora, tenta di toccare ad un tempo ragione ed emozione. Mi piaceva un po' se Quest'idea qua, sì, no, sicuramente perché poi la poesia, no, partendo dall'idea di prima, cioè del distillato di emozioni, è vero che spesso, come dire, fa la stessa funzione di un'immagine, cioè è evocativa in maniera potente nel momento in cui tu la leggi, no? È come se la poesia avesse dentro di sé un po' un paradosso temporale. È molto breve da leggere, ma paradossalmente lavora dentro di noi per lungo tempo. Un po' come fanno le immagini, no? Le immagini sono immediate, le vediamo, ci danno uno stimolo, però come dire, quello stimolo sta nel nostro pensiero, abita i nostri ragionamenti per lungo tempo e quindi un po' li modifica, un po' li trasforma, stando lì dentro a volte senza neanche far sentire, no? Perché è uno stimolo che rimane a volte sotto traccia, a volte in sottofondo, eppure lavora. Esattamente davvero come fa un materiale, come dire, audiovisivo, un materiale più grafico. Anche perché la poesia crea immagini in maniera molto immediata. Io ne ho un'esperienza personale interessante che risale ai tempi della mia analisi personale con la Dina Vallino, che analista appartenente a una corrente ortodossa freudiana, ma in realtà psicanalista,
con una grande libertà di pensiero, a un certo punto durante la seduta si alzava e prendeva un libro di poesie e mi suggeriva un verso, ed erano poeti all'epoca non ancora così noti, come ad esempio la Zimborska, e che servivano ad ampliare dei punti che erano stati toccati nel corso della terapia. L'ho sempre trovato come un aspetto molto, molto ricco, molto stimolante. Sì, sì, per contro, se penso al mio incontro con la poesia, penso a Poesie d'amore e di libertà di Prévert, che mi è stato regalato da mio padre in adolescenza, e quella roba lì ha aperto una finestra sull'amore, sulle relazioni, non che già non me ne interessassi o non sapessi più o meno come muovermi lì dentro, però sicuramente era un linguaggio veramente molto potente, molto simbolico, che permetteva anche di capire che cosa potesse una relazione, cosa non poteva essere, come viverla, come non viverla, se viverla, e quindi, come dire, apriva mondi, no? Perché forse poi la poesia ha anche quello come vantaggio, no? Di essere una sorta di grimaldello che apre lo scrigno delle emozioni. Poi decidi tu quali usare, quali non usare, quali sentire, quali non sentire, ma intanto apre uno scrigno. Attraverso metafore apre dei mondi. Poi decidi quale vivere e quale continuare a rinunciare a vivere, insomma. Tu avevi qualche poesia che, sì, che volevi usare? Sì, sì, sì. Una, questa è spunto. Patrizia Cavalli, potesse appena scomparsa, questa mi ha sempre colpito, insomma, da quando l'ho letta me la porto dietro abbastanza cucita addosso, che dice: se ora tu bussassi alla mia porta e ti togliessi gli occhiali, io togliessi i miei che sono uguali, e tu entrassi dentro la mia bocca senza temere baci disuguali e mi dicessi: amore mio, ma che è successo? Sarebbe un pezzo di teatro di successo. E questo qual è il modo migliore per raccontare l'amore, l'innamoramento, l'incontro improvviso, no? Le molteplicità anche di quel sentimento, che a volte, come dire, ti porta ad essere sulle montagne russe, a volte in una situazione più stabile. Però quale altro linguaggio può attivare tutte queste emozioni, come dire, in un colpo solo, senza dover leggere pagine e pagine o senza doversi interrogare per ore? Questa roba qua, diciamo prima, è davvero un grimaldello che apre dei mondi emotivi. Sì. Quindi un po' l'intento di questo percorso di approfondimento e di parlare, di approfondire, di leggere attorno al tema della poesia come mezzo per mettere in contatto, mi pare, sì, di capire. Sì, per mettere in contatto, per leggersi, per comprendersi, come dire, la poesia forse offre davvero le parole per riuscire a nominare le emozioni. No? Se noi pensiamo anche a tutto quello che fanno in Giappone con gli haiku, non tutti sono poeti, ma tutti scrivono. Questa è una grande cosa, no? L'idea che comunque nel momento in cui io mi scrivo un haiku, riordino i pensieri, riordino le mie sensazioni, do forma a quello che mi succede dentro, quindi forse sì, no? L'obiettivo vero è pensare alla poesia come qualcosa che in qualche maniera illumina, dà senso, dà forma a un mondo interno che a volte è troppo complesso e a volte fa anche molto paura. Bene. Vuoi dire qualcos'altro? No, io credo che sia poi importante davvero tornare a frequentare la poesia, cioè trovare la forza e il desiderio di frequentare mondi letterari che sembrano mondi piccoli, mondi complicati, ma che in realtà aprono molte possibilità e anche, come dire, molte cornici emotive che spesso abbiamo perso. Bene.